la sua vacanza con Tarzan. Buongiorno ragazzi, siamo arrivati nella zona archeologica di Palenque. Adesso con la nostra guida che ci spiegherà un attimo, ci farà un'introduzione e poi entreremo. Questa ragazzi è tutta la zona archeologica di Palenque. Si può vedere con tutto il colore. Okay. Andate. Questo si chiama il Tempio 12 o anche Tempio del Teschio. Quindi entriamo e vediamo. Dove si trova questa coppia? Sì. Si trova questa. Siamo dentro il Tempio 13. Ma c'è una nuova monumento. Questa è la tomba della regina. Il primo tempio che abbiamo visitato è il Tempio 12, detto anche Tempio del Teschio, dei Teschi. Invece dove siamo appena entrati, dove è conservata la tomba della regina. E invece questo che vediamo adesso è la tomba di Pakal, praticamente il dio venerato qui in Palenque. Questa è la parte nord della zona archeologica. I ragazzi sono saliti su questa casa, che era la casa del cartaio, quello che produceva la carta qui. E il resto erano tutte case, erano tutte abitazioni. Siamo saliti in cima alla casa del cartaio. Stanco. Tranquilla. Guardate. All'alto. Questo è il tempio di Tlalo, il dio della pioggia. Qua siamo nella parte dietro del palazzo, e quello che vedete lì. È il figlio di Pakal, il dio appunto venerato qua a Palenque. Guardate, questo è il tempio della croce. Adesso saliamo. Mamma mia che caldo che fa oggi ragazzi. Stiamo salendo. Siamo arrivati sopra il tempio della croce. Quello che vedete qua invece è il tempio del sole. E questa invece è la... un tipo di chiesa. Andiamo a vedere cosa stanno vedendo i ragazzi. Allora in questa parte abbiamo fatto un buco per sapere che materiale si conserva sotto, però nel momento che abbiamo preso... Questo vedete ragazzi è una parte dell'acquedotto. Questa è la storia dell'astronauta. Il signore che pensava sempre si in modo orizzontale. Questa è una macchina, la turbina del fuoco, e lui sta guidando. Posto, no? Anche qui si sono considerati come il tubo dell'escappamento. Ce la giriamo così. Perché guardate, la parte bassa è un teschio. Sono un teschio. Un occhio, il secondo, il naso, questo ci sono orecchie, questo è la bocca, il dente, la barba. Allora questo è il inferi. Il inferi. Questo ci sono il dente della serpente o la fauce della terra. In centro si può vedere Pakal, il convertito questo a Pakal. Un feto. Il dio Maya. Allora sopra la mano si trova il albero del sacro, il albero della vita. Questo è una serpente. La serpente è la rappresentatività dell'acqua, è la fertilità. Sopra si può vedere questo uccellino, questo è il quetzal. Il quetzal ci sono simili al cielo. La vuol dire questa è una capo di capo. Del calendario Maya. Il capo di capo. Adesso ragazzi è arrivato l'ora di entrare nella selva della Candona. Siete pronti ragazzi per un'avventura super wild? Ovvio. Vai. È un termitaio. Adesso andiamo a provare il punto di termine. Guardate. Quanto devo salito di sopra? Ok, come vedete. Ci sono termiti. Siamo proprio in mezzo nella giungla. Bellissimo. È pieno di liane, come vedete. Adesso passiamo dentro questo piccolo tunnel
Che schifo! Vediamo. Cioè, piccolissimo. Mamma mia. È così che si nasce, ragazzi. Si entra da una parte e si esce dall'altra. Spettacolo. Quanto è plutonico. Plutonico. Adesso ci lanceremo con la liana. Il Tarzan del Messico lo chiamavano. La tua vacanza con Tarzan. Adesso lo lasciamo qui. Inizio qua. Mi sento male. Bello, tutti i giri. Super. Bravo. Bello. Spettacolo anche questo albero. E ci passiamo più in mezzo. Qui a Lucio dopo lo troviamo. Lucio Dalla. Ma ragazzi, c'è la sorgente, lo si può bere. Questa acqua fresca è molto buona, molto pulita. Come vedete, io ho riempito la mia bottiglietta. Ragazzi, il nostro tour con Lucio a Palenque è finito. Come vi siete trovati? Bellissimo, caldo, caldo. Appena caldino. Scarpe da trekking.